Volevo chiederti una cosa. È in questo sito che io voglio esprimere il mio giudizio su quello che sta accadendo. Piuttosto voglio dire una cosa a lei, caro. Lei qui da Pianterreno fa anche troppo baccano, se lo ricordi. Ti do una pacca che ti spacco un ginocchio, tiro fuori il midollo e faccio il risotto se continui, sindaco, eh. Sindaco, a ben rivederla. Ciao. Torneremo. Sempre. Per me è un deficiente. Per comunque, cortesia, no, venga qua. Sono venuto a dire cose importantissime. Porcaccia la miseria, ma lei... Ci sono grosse novità a Roccatronca. Senta, ce ne sono. Posso annunciare ufficialmente che è nata... Teletronca, la prima televisione libera di Roccatronca. Teletronca è una televisione libera? Certo, e non abbiamo nulla da invidiare ad alcun'altra emittente, caro. Sì, ho capito. Abbiamo tutti i programmi che servono. Abbiamo i grandi film in prima visione. Quali sono? Quelli che non ho visto io. D'accordo, ma però mi sembra un... Poi proseguiamo con un programma interessantissimo. Pim pum pam. Un programma per bambini. Per cacciatori. Come per cacciatori, scusa? E non manchiamo dei nostri quiz. Infatti abbiamo il cerchio in lega della Scalogna. Cos'è, scusi? Il seguito della ruota della fortuna. Perché non c'è. Sentivamo. Qualche programma bello ce l'avete. L'unico programma che non riusciamo a fare è copiare i fatti vostri. Perché, scusi? Prima di tutto perché a Roccatronca sappiamo tutto di tutti. Secondo, non abbiamo gente abbastanza malata. Pensi che per fare un talk show abbiamo spezzato la gamba al droghiere. Senta un po', ma adesso però, sindaco, ma lei non riesce ogni tanto a stare fermo? No, è lei che si muove. No, io sono fermo. Io spesso sento la voce ma non vedo la sono persona. Qua, sindaco. Ma dove? Sono qua. Ma va. Il pubblico è là. Appunto, abbiamo diversi programmi che noi facciamo venga con tanto qui, amore. Signor sindaco, scusi. Noi non temiamo che ci portino via lo sponsor, in quanto la nostra televisione è esente da sponsor. Ah sì? E dove da dove sta parlando? Sono qua, sì. Ah. Senta, ma lo sponsor, non ci avete sponsor allora? No, perché il paese stesso è sponsorizzato dal cavalier Bratacapio Piombati, proprietario del famoso salumificio. Salumi Piombati, salumi genuini dal 1992. Ah, una fabbrica nuova? No, la fabbrica è del 1840. E allora come mai dal 92? Sono genuini dal 92 perché li hanno beccati. Ho capito, senta, questa, ma faccio l'esempio di sponsorizzazione del paese. Il paese sponsorizzato si vede già arrivando al paese quando lei arriva al casello di Roccatronca. Sì. La sosta media con la via card è di 10 minuti. Perché, scusimi? Perché tra la frase introdurre la tessera e l'altra che dice guidate con prudenza ci sono 8 minuti di pubblicità del salumificio. Il casello di Roccatronca, quanto è costato? 876 miliardi, ma è tutto in pura seta. Ma come in pura seta? Dove si è fatto fare un casello in pura seta? Si fa mio cugino. Adesso dov'è il suo cugino? Ha telefonato, ma dove ha mandato in galera. Ah, e allora, per cortesia, mi scusi tanto. Comunque... Ma c'è qualche motivo per cui si viene a Roccatronca? Certo, i monumenti. Oh, i monumenti. Abbiamo un centro storico importantissimo, ragazzo, si ricordi? Benissimo. Pensi che quando la gente arriva a Roccatronca e si trova davanti al Duomo, resta a bocca aperta. Perché, scusi? Non c'è. Come non c'è? E allora come fa a rimanere a bocca aperta, scusi tanto? Arrivano pullman e pullman di persone. Arrivano i pullman ogni domenica, ma che scaricano le persone davanti al Duomo e vediamo centinaia di persone che dicono che bello il Duomo, abbiamo anche le cartoline. Come sono? Un foglio bianco con scritto saluti dal Duomo. Ho capito, senti una cosa signor sindaco, ma ci sarà qualche motivo per venire in questo paesino schifido di Roccatronca? Il grande monumento che abbiamo in piazza. Oh, c'è un monumento. Un enorme punto interrogativo in bronzo. E cosa vuol dire? Che cos'è? È il monumento alla Raffai, chi l'ha visto? Senta un po', in questo momento, vabbè, chi l'ha inaugurato? È venuto in persona il professor Sgarbi. Sgarbi è venuto? È arrivato in piazza e ha vomitato. Come ha vomitato, scusa? Era sporco di rossetto, ha avuto una notte brava, lei no, sa che Sgarbi frequenta... No, ma non, si vede non sempre... Sgarbi è un pennellatore. Sgarbi? Sgarbi spatola, se non la dire. Sgarbi spatola. E tutte le settimane sulle riviste Osè. No, perché spatola, Sgarbi spatola. Vogliamo vederlo in testa. Ben fatto, eh. È stato visto più volte con un rossetto sulla giacca. L'ultima volta aveva una bava celeste qua. Sgarbi spatola, ricordati. Signor sindaco, piuttosto, scusate il sindaco, sindaco, ma come Sgarbi? È venuto prendo, gratis. Come gratis? Come avete fatto a non pagare Sgarbi? Lo ha invitato la farmacista. Ah, è una donna di cultura. Sì, si è laureata. Ma dove? In diverse università. Quale università? Ha sostenuto delle tesi. Quante tesi ha? Quante lauree? Quale? È una maiale. Ora devo andare. Sì, è meglio. La lascio. Ho una cosa importantissima da fare. Sì. Cosa devo recarmi alla cerimonia di gemellaggio tra Roccatronca e Bora Bora. Vi gemellate con le Hawaii? No, con una frazione di Trieste. Beh, allora vada che io... Sento che devo tacere. Bravo, taccia. Me ne vado e taccio. Benissimo. Non è mai accaduto che io parlassi. Bene. Perché sono educato. E taccio. E zitto. E mosca. Ma... Basta. Fine. La vuole smettere?